La salsa che prepari oggi com'è? È con le noci, Rizzi. Con le noci. Oggi facciamo un piatto proprio di quelli da collina. Per preparare questi taglierini di castagne alle noci abbiamo bisogno di 250 g di farina di castagne e 150 g di semola di grano duro, 4 uova, dell'acqua tiepida, sale fino marino integrale, questo per l'impasto naturalmente dei nostri tagliolini che poi verranno conditi con 100 g di noci tritate e tostate, olio extravergine delicato, formaggio pecorino sardo, DOP, ce l'ha portato dalla sua Sardegna proprio il nostro regista Giovanni Conte. Eh sì, allora Franca, la pasta tu la devi fare tanto tempo prima, cioè la devi fare addirittura la sera prima. Perché? Perché deve raggiungere questa consistenza qua. Se tu la impasti subito... Però è dura questa pasta, è un impasto molto... È consistente, beh sai, la farina di castagne non ha glutine, quindi assolutamente il glutine glielo dà, in questo caso, la semola. Si deve idratare per bene, quindi mettiamo anche le uova non saranno sufficienti ad ottenere un bel impasto. Deve proprio diventare così, un bel impasto... da stendere in questo modo. Anche si perché può fare questo impasto anche senza uova? Lo puoi fare anche solo con l'acqua. È ovvio che però, sai, le uova comunque fanno in modo che l'impasto tenga, nel senso che rimanga anche un po' più consistente quando lo vai a cuocere. Con l'acqua, sebbene ci sia la semola, rischi un attimo di farlo scuocere di più. Appunto perché, sai, le castagne hanno questo problema, se di problema si può parlare, vedi che non ha l'elasticità dell'altra pasta, è un po' più tipo pongo questa, no? Un po' più, è vero. Ma è proprio la caratteristica della farina di castagne. Vado a infarinarla per bene, la pieghiamo, aspetta, un po' per così e un po' per cosà. Mi sono spiegato? Sì, vero? Si vede, si capisce. E cominciamo a fare, qua ci facciamo i quadrucci per fare, da fare in brodo. Sì, comunque poi in cottura si gonfierà un po', quindi sarà un tagliolino piuttosto erto questo. Sì, però avrà la consistenza giusta, Rizzi. Poi basta infilare il coltello sotto e fai tutte le tue matassine di tagliolini. Intanto che l'acqua bolle, prepariamo la salsa, Rizzi. Prendiamo le noci. Le noci vuoi? Te devi dirmi perché mi calano le noci così tanto. Guarda che io non le ho toccate, non è vero, te lo giuro. Non è vero, te lo giuro. Guarda, c'è già il sacchetto aperto. Io non le ho toccate. Non è, guardala. Guardala, Rizzi, una roba. Ma sei proprio antipatico, guarda. Non sei un amico, non sei un amico. Non sei un amico. Va bene? Ti bastano quelle lì? Sì, adesso sì. Ma qua non si può fare un assaggino che già incomincia. Si sa mai, che non vadano bene. Allora, gli diamo una... Senti, questi qui sono gli ingredienti per la pasta, esatto. Quindi posso toglierli da qui davanti. Una frullata veloce. Ci devono essere un po' questi i granellini, no, quindi va benissimo grosso così, non frullatele di più. Facciamo scaldare un goccio di olio in padella. Ma visto che ci metti le noci... Un ticchinin di gorgonzola, che no? Rizzi, guarda, sarebbe stata la sua morte, però... Facciamola un po' leggera anche qualche ricetta. Dai. Sai sopra che si scioglie. Esatto, esatto. E magari con un goccino di panna anche. Sono proprio una bambustaia, non c'è niente da fare. Noi siamo dei viziosi, Rizzi, molto viziosi. Allora, qui c'è della farina di castagne, per cui ci vuole più tempo, no? Di cottura. Ci vuole appena appena un pelino di più. Bene. Non li butto tutti perché sennò non ci sta neanche in padella. Ma questi qua poi gli facevo il vassoino, la Rizzi li porta così in aereo quando va a casa. Scusate, c'è taglio lì. Questi passano in aereo, non sicuramente. È un problema. Allora, facciamo rosolare per bene le noci nell'olio d'oliva. L'olio d'oliva è un po' più leggero, no? Quello delicato, perché così almeno si sente bene la noce. Andiamo a mettere un pochino di sale e una bella macinata di pepe. Vedi che cambiano di molto la consistenza? Eh sì. E deve proprio essere così, devono sfrigolare un attimo, Ci dobbiamo mettere anche l'acqua di cottura. Hai presente come si fa il cacio e pepe, no? Bisogna fare la cremina con il pecorino. Quindi mettiamo il pecorino
con l'acqua di cottura. E c'è un po' di sale, anche lui dice che sono io che ci metto il sale. Abbondo di sale, ma qui ci hai abbondato un po' tu, però va bene così. Sono saporiti? Sono buoni saporiti, sì. Perché la castagna è sempre molto dolce, per quello infatti. Che bisogna contrastare un attimino. Sono proprio buoni, consistenti, nel senso che in bocca proprio li sentite, li sentite bene, quindi un goccino di sono proprio della cottura di questa giusta. Cremina qua che hanno fatto con pecorino, olio, pepe e noci. È vero, io prima vi dicevo un po' di gorgonzola, vi immaginate magari messo così sopra col caldo, vabbè, lasciamo perdere, va. E invece lui ci mette il pecorino. Beh, al posto del pecorino potete fare una cremina di gorgonzola. Un po' di pecorino ancora sopra, una spruzzettina di pepe, così. Fa conto di aver fatto una cacio e pepe con le castagne e le noci, toh. Eh sì. Ecco qua. È vero, è vero. È davvero buono, quindi rifatela anche voi.